Nadia Toffa a Verissimo annuncia quando torna alle Iene, non ho paura di morire mai. Nadia Toffa torna in uno studio televisivo. Sarà ospite di Verissimo, in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara Silvia Toffanin. Nadia Toffa, non ho rischiato di morire ma che spavento per chi mi vuole bene. La conduttrice inviata delle Iene riparla del malore che l'ha colpita a dicembre, io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire. Ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici perché non erano pronti a perdermi. I miei genitori in rianimazione cercavano di darmi sicurezza, di tranquillizzarmi, ma io capivo che erano preoccupatissimi. E ora quali sono le condizioni di salute? Sto benissimo, meglio di prima, perché queste cose servono a far rivalutare la vita. Evento all'apparenza brutto, i giornali hanno scritto che stavo addirittura morendo, invece, mi ha fatto scorrere ancora di più la vita nelle vene. Nadia chiarisce anche la portata esatta di quello che le è successo, non ho mai rischiato di morire, ma finché sei lì in rianimazione e non fanno tutti gli accertamenti, non lo sai. Su suggerimento di un mio collega ho anche pregato, ripetendo le preghiere che sapevo e mi sono ricordata. Nadia Toffa, ho fatto preoccupare tante gente, che chi ha pregato per me. La Toffa è stata letteralmente travolta dai messaggi e dalle dimostrazioni d'affetto da parte dei giornali, sui social, dai colleghi del mondo dello spettacolo e dell'informazione e dalla gente comune. A tal proposito confessa, mi sento un po' in colpa perché ho fatto preoccupare tanta gente. Mi sono commossa per i messaggi e le dimostrazioni d'affetto su social. La gente ha pregato per me e questo mi ha stupita. Nadia Toffa quando torna alle Iene? L'annuncio. Quando ci sarà il ritorno in TV? Nadia annuncia, torno in diretta alle Iene dall'11 febbraio. Non vedo l'ora di rivedere tutti.